Questa mattina, nella sede del Comune, a Palazzo Barbieri, si è tenuta la cerimonia di insediamento del sindaco Damiano Tommasi. Qualche sorriso e tante emozioni. Il nuovo primo cittadino non si è sbilanciato nel fare previsioni, ma ha assicurato di voler lavorare con tutte le forze politiche, anche dell'opposizione, per il bene di Verona. Sindaco, che rapporto ci sarà con l'opposizione? Lei ha parlato di una città divisa prima nel suo intervento, quindi c'è già un approccio che ha assicurato sarà lo stesso della campagna elettorale che non è stata in attacco. Credo che al momento l'amministrazione si fa tutti insieme, e ovviamente chi si aspettava un risultato diverso si vestirà da opposizione, ma la sfida è quella di utilizzare tutti gli strumenti per poter essere propositivi anche nelle critiche, comunque coinvolgere le persone che si vogliono mettere a disposizione della città. Ovviamente ci saranno idee diverse, ma appunto la sfida è quella di cercare di trovare la mediazione per poter costruire un futuro di questa città ambizioso e orgoglioso di se stesso, come abbiamo raccontato in campagna elettorale. Conferma vice sindaco Donna e magari qualche indicazione sulla squadra di giunta. Sarà una donna e la vita sarà parità di genere. L'idea è già abbastanza chiara. Ma stiamo lavorando, sappiamo che i tempi sono stretti, si sta lavorando con quella direzione. Ci sono delle categorie che hanno sollevato la richiesta e la domanda quali progetti porterà avanti di quelli iniziati e quali eventualmente sospenderà, ecco, di quello che era stato negli ultimi anni. Ecco, cioè, c'è già qualche indicazione rispetto a questo? Sicuramente quelli che... Tutti i progetti saranno valutati in base anche al beneficio della città, perché l'ho sempre detto, non è salutare, bloccare per bloccare oppure non portare avanti i progetti che per la città hanno bisogno invece di essere portati a termine il più presto possibile. Quindi adesso sicuramente questo sarà l'approccio e nella valutazione ci sarà senz'altro la volontà, se si può, di migliorare i progetti secondo le nostre idee, ma principalmente quello di non danneggiare la città perché è cambiata l'amministrazione. Priorità? Ma priorità immediato. Creare una squadra e mettere la macchina nelle condizioni di poter portare avanti i progetti che abbiamo. Come sarà Tommasi nei primi 100 giorni? Non so, sono già passati 3 giorni. No, oggi parte con... No. Ho sempre raccontato che... In Cina si festeggiano i primi 100 giorni del bambino quando è fuori pericolo, quindi i primi 100 giorni sicuramente saranno di studio, di costruzione della squadra e soprattutto, come abbiamo fatto per quanto riguarda la nostra campagna elettorale, di condivisione di un metodo. La condivisione di un metodo sicuramente aiuta poi anche a trovare nei contenuti le soluzioni. L'amministrazione è fatta di una squadra. La fascia rischia di identificare in una persona la soluzione o l'idealizzazione di un progetto. La realtà è che il progetto su Verona è fatto di tante persone che mi hanno spinto a accettare la candidatura, che mi hanno supportato, che mi stanno supportando e che si attendono molto da questa amministrazione, ma sono anche tante persone che sono a disposizione per questa città. La fascia ne identifica solo uno, ma credo che il segreto della nostra proposta sia proprio quello di essere una proposta di squadra che, come abbiamo detto nella prima domanda, vuole cercare di coinvolgere più persone possibili, anche quelle che magari speravano in un esito elettorale diverso.